Allora, l'idea del taglio di quello che io ti proponevo era in funzione di quello che vediamo qui come ovale. Vedi sì. Che tendenzialmente, nonostante tu sei mignon nella tua figura, ti può apparire l'idea di avere il viso più largo. Sì. Questo è un po' quello che è dovuto dall'attaccatura, in particolare per come si sviluppano tutte le attaccature basse, che tagliano con un diagonale così, vedi che fa una specie di diagonale. Sì. Questo chiude. Allora, chiudendo non hai sia né valorizzazione degli occhi e nemmeno, tantomeno, quello più importante che è dello zigomo, perché se tu fai così vedi che il tuo ovale cambia completamente. Quindi non ti vedi più il viso largo perché lo zigomo viene fuori. Questo presuppone che tante quando fai la coda in qualche modo ti piaci. Sì, però non si può vivere con la coda perché sennò si perdono poi i capelli, quindi c'è altro. Allora, l'idea di fare una frangia, secondo me è un'ottima idea. Ti devo anche però anticipare che la frangia è un impegno, perché una volta tagliata poi va mantenuta. Noi le frange in questo momento non le proponiamo dritte, nette, tirate su, perché sono un po' vecchie, cioè un po' come fosse un dettaglio, un vestito, quindi del tuo mondo, ma le andiamo a lavorare leggermente, quasi un po' arrotondate, che cosa vuol dire? Vuol dire che poi l'asciugatura presuppone poi un'asciugatura molto più naturale, quindi meno tirata dritta, anche più comoda per te. Per quanto riguarda invece la lunghezza, io la manterrei tutta, quindi manterrei tutto quello che c'è, ad esclusione di una porzione come questa, che quindi te lo tiro un po' più uguale, quasi se fosse un po' più lungo davanti, ma lo scalo poi tutto nell'insieme, così ti dà un po' di movimento e puoi sfruttarlo sia naturale che liscio. Per il colore, quello che ti facevo notare prima è che secondo me la tonalità, quindi parliamo di tonalità, è troppo dorato, troppo giallo e non ha, secondo me, l'incisione corretta sulla pelle. Cioè noi nel momento in cui andiamo a fare il colore sopra, andremo a giocare questo giallo che non possiamo togliere, ma lo contrastiamo. Quindi vedrai che acquista proprio un effetto più naturale. Quindi consiglio anche per il futuro, siccome non è che sei comoda a venire qui, quando tu dici naturale stai attenta, perché il naturale non è perché lo fai meno chiaro e naturale, perché il processo che tu hai di ossidazione del tuo capello naturale, quando sei veramente 6 mesi al mare, diventi un altro biondo, tu te lo ricordi, non è questo? Sì, sì. Questo è fasullo, cioè. Allora, la partenza la facciamo dalla frangia, perché in questo modo hai già la proporzione e come io taglierò la frangia sarà in funzione del tuo viso, quindi non è difficile mantenerla così, perché non ci sarà una scalatura progressiva, quindi non avranno difficoltà se seguono esattamente la stessa linea. Vedi come apre? Guarda un po' come cambia lo zigomo. Però se tu questo lo tirassi dritto, fai un po' chinoa, invece sì. Se fai così, adesso anche come gusto e come tendenza, è leggermente diverso, non sembra, ma cambia tutto, cioè ti sì. Fa tutto un altro gusto. E poi ti spiego come mantenerla, soprattutto verbalmente, quello che non devi dire, non voglio, cioè punto. Sì. Poi invece di dire voglio, tu dici non voglio, che mi sembra più semplice. Sì. Tra l'altro è anche carino che se tu vuoi fare delle cose del tipo, vedi? No, la frangia secondo me è una buona idea. Allora, vedi che tutta la distribuzione praticamente del colore, quello che abbiamo fatto, si muove in questa direzione proprio per darti valore allo zigomo. Vedi che qui si accentua. La frangia volutamente non troppo chiara, perché ti dà un po' più di senso naturale come colpo d'occhio così, no? Perché se no troppo bionda non hai questa profondità. In più se lo raccogli vedi che non hai nessun tipo di partenza, è più naturale, questi sono i dettagli. Quando devi farli riprendere, l'unica cosa che devi dire è non voglio che mi tocchi le punte e non voglio che mi pigmenti le punte, questo è molto importante, perché se tu ripigmenti le punte torna il giallo di prima. Tu devi contare da adesso a quando lo rifarai. I mesi corrispondono, quello è molto importante, dici guardi, 3 mesi, 3 centimetri, sì. Così,
lei me li sfumi e mi raccomando la partenza lo faccia sempre un tre quarti di quello che è la realtà. Cioè, se io vedo questo, per dire, così, io devo prenderlo un tre quarti come spessore, perché poi se invece lo faccio pari come lo vedo diventa più rosso. Frega per quello. Le punte qui non è più da toccare. Queste fino a agosto dell'anno prossimo. Invece questo qui, la radice qui, la riprenderai tra tre mesi, ecco. Tre mesi ti fanno nuovamente lo stesso lavoro, che devono un poco tornare sulla radice, cucire queste parti qua, ma è un lavoro di 10 cartine, non di più. Sì. Ti ricordi com'era là? Sì. Che era giallo? Sì, infatti. È un'altra cosa, sì. La scalatura qui la vedi, che però sia che la fai in mossa, sia che lo fai liscio, tu fai così quando te li devi toccare, esattamente come fai sempre. Sì. Ti metti il prodotto un po' sulle punte, in modo tale che butta indietro. Guarda quanto volume prende il capello, senza... E la frangia deve essere assolutamente una frangia molto naturale. Sì. Quello che ti spiegava lui di mettere un prodotto è la formula migliore, perché tu cosa fai? Metti prima soffi, sì, poi il prodotto lo metti sulle, solo le lunghezze e le lasci naturali. Dopo 20 minuti tu asciuga, che asciuga naturale, non hai più crespo. Sì.